Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy, o se preferite, My Loki, The Last of Us, parte 2. Prima di cominciare, come sempre, ci tengo a precisare che questo video non è né vuole essere una recensione, visto che questa l'ho scritta per Eurogamer.it e la trovate sul sito ovviamente di Eurogamer, è linkata nel commento in evidenza e nelle informazioni di questo video. Inoltre, questo video non conterrà spoiler, faremo in futuro delle discussioni riguardo la narrativa, il finale, il messaggio di questo gioco, però non è il momento. Ho deciso anche di non mettere nemmeno delle sezioni di gameplay, visto che questo video uscirà prima che il gioco esca, proprio del day one, quindi mi rendo conto magari che non volete vedere nulla. Inoltre mi dispiace che non sono riuscita a pubblicare questo video concomitanza con la recensione, purtroppo sono stata poco bene, quindi non ho avuto modo di registrarlo, però adesso rimediamo. Chi mi segue da qualche anno si ricorderà che io in passato parlai del primo The Last of Us, facendo un gravissimo errore, visto che lo discussi molto a caldo, molto di pancia, magari neanche senza riflettere troppo, senza argomentare troppo, con dei toni molto accesi, e questo mi ha procurato una cascata di merda. Non ho mai avuto un video con più dislike e ho deciso anche di rimuoverlo dal canale, perché voglio, come feci anche per esempio sul video sulla prima stagione di Hannibal, perché ne voglio parlare meglio. Un buon 95% delle cose che dissi le posso assolutamente sottoscrivere, però mi rendo conto che non avendo argomentato potrei avere toccato i nervetti scoperti di qualcuno. Resta il fatto comunque che chi ha scritto certi commenti e certe affermazioni generiche sulla mia persona resta un soggetto di merda, però al di là di questo mi rendo conto che non ero al massimo della forma in quel video, quindi ne riparleremo. Sto anche rigiocando il primo della Stovase, quindi avremo sicuramente modo di fare una remastered del Prims che feci in passato. Ma quindi questo della Stovase parte 2 è un gioco disgraziato per certi versi, visto che fin da subito è stato tartassato di critiche e botte di sfiga. E questo ancora prima di uscire, ovviamente. Ricordo che il gioco ancora non è uscito. Ne sono state dette di tutti i colori, a partire da quel trailer di gameplay, o meglio, il primo trailer che mostrava del gameplay, che però era contornato da un filmato in cui la nostra protagonista Ellie si baciava con un'altra ragazza. Quante schifezze sono state dette su questo gioco: il cambio di protagonista, le sempreverdi discussioni sulla sessualità della nuova protagonista, e il gameplay è scriptato e sarà un film interattivo. E poi si è andato invece un po' più nello specifico, quindi il gioco è troppo violento e puoi uccidere i cani e non va bene, la violenza sugli animali. Si è discusso, e ne ho discusso anche sul mio canale, della questione crunch, della questione mobbing, dell'intolleranza generica all'interno dei studi Naughty Dog, cose che ricordo non sono confermate in nessuna maniera, però ovviamente ne ho già parlato, il populismo becero, quello finto, quello di parte, quello che in realtà non è realmente convinto. Si è arrivati persino a mettere in ballo l'identità nazionale e, non so, penso anche religiosa di Neil Druckmann, del direttore del progetto, che è ebreo, e quindi non lo so, per qualche motivo questo dovrebbe essere un problema nello sviluppo di un videogioco. E poi ovviamente la questione leak. I leak, questi leak, questa gente che ha visto i leak. Io ho recensito il gioco senza aver visto nulla, avevo soltanto sentito una voce, però non avevo approfondito e non avevo appunto avuto conferme. Tra l'altro quell'unica cosa che ho sentito era quasi completamente sbagliata. Per cui questa cosa voglio dirla, perché non è spoiler, l'ha detta lo stesso Druckmann. Buona parte dei leak che avete visto, perché io poi li ho recuperati una volta finito il gioco, sono sbagliati. Sono informazioni o completamente sbagliate o decontestualizzate, con quindi un contorno, una contestualizzazione inventata di sana pianta. Quindi magari le persone hanno visto dei filmati e hanno dedotto delle cose, ma non è vero. Quasi tutto quello che c'era in questa famosa lista dei leak è completamente sbagliato. Ma anche se fosse stato vero, questa cosa è stata detta da Druckmann, è stata detta anche da altre persone che hanno poi recensito il gioco, lo sottoscrivo perché dovrebbe essere ovvio, ma a quanto pare non lo è, è la seguente questione. Un gioco va giocato. Questo vale anche per un film va visto. Buona parte dei film, dei colossal, dei capolavori della cinematografia, se io ve li riassumo con lista
fredda di eventi che accadono, fanno schifo. Lo stesso della Stovasa, il primo della Stovasa, se fai un riassunto per punti, fa schifo, è una trama stupida. E questo vale per i film, ok? Dove conta la messa in scena, la fotografia, la recitazione. Figuriamoci in un videogioco dove gli eventi sono connessi a un gameplay, a un'interattività, a un coinvolgimento che va oltre la pura visione. Io confido che chi sta guardando questo video non faccia parte di questa categoria di soggetti, però per favore ragazzi, veramente, accendiamo il cervello, non fermiamoci alla superficie. Ci sono delle informazioni leak che potrebbero essere più o meno attendibili, ho detto tre quarti delle informazioni sono sbagliate, però davvero vanno contestualizzate. Non fermatevi al questa cosa non mi piace, quindi la trama è brutta. Molto spesso nelle storie accadono delle cose spiacevoli o semplicemente che non ci piacciono, che ci infastidiscono. Probabilmente quelle cose sono messe lì apposta. Perché vi sto dicendo questo? Perché io per prima ero molto preoccupata da The Last of Us parte 2, da una parte perché non sentivo la necessità di un sequel, per quanto mi riguarda. Tuttora comunque non sento la necessità di questo sequel, per quanto mi riguarda The Last of Us poteva finire là. Sono stracontenta che suscita questo sequel, che per quanto mi riguarda migliora ogni singolo elemento del primo The Last of Us. Dal punto di vista tecnico, narrativo, anche solo semplicemente di gameplay, si sono fatti dei passi da gigante. Si vede che Naughty Dog è maturata tantissimo come software house ed è una cosa comunque non scontata, visto che non è uno studio indie che ha aperto un anno fa, quindi continuare a migliorarsi in questi anni, dopo tutti questi anni, è molto importante. Si sente tantissimo che l'esperienza di Uncharted, soprattutto Uncharted 4 e Lost Legacy, è servita. E si vede come The Last of Us, da una semplice storia post-apocalittica, nonostante non lo fosse già di principio, aveva già i semi della differenza di ciò che avrebbe reso The Last of Us qualcosa di diverso rispetto alle classiche storie di zombie, questi semi sono maturati. The Last of Us parte 2 prende una direzione inaspettata per certi versi, non penso che molti avrebbero pensato che saremmo arrivati a questo, pur rimanendo una storia semplice. Io su questo voglio battere. Non è una cosa che ho evidenziato abbastanza nella recensione. Scrivere una bella storia non significa scrivere per forza di cose una storia complessa. La storia di The Last of Us parte 2 per certi versi è molto più semplice di quella del primo The Last of Us. La qualità della scrittura e il messaggio che vuoi trasmettere non deve per forza essere accompagnato da orpelli, da colpi di scena, da misteri o da ribaltoni inaspettati. Proprio per il fatto che i personaggi di The Last of Us parte 2 sono persone, sono esseri umani, hanno dei comportamenti coerenti, per cui per certi versi persino prevedibili. Molte cose, se avete una certa sensibilità o se siete abbastanza coinvolti, probabilmente le intuirete molto prima che accadano. Ma questo non è un problema, proprio perché, è lo stesso discorso di Leak, non è tanto la destinazione quanto il viaggio. È come quel semplice evento viene rappresentato, viene mostrato, e magari ti mostra degli aspetti, dei dettagli che non ti aspettavi. Mi rendo conto che molti di voi sono stanchi di sentire parlare di The Last of Us parte 2, perché appunto, per i motivi che ho detto inizio video, se ne parla di continuo da troppo tempo. Io per prima non ce la faccio più. E anzi, sono sicura che quando il gioco uscirà, quindi sarà nelle mani di tutti, del pubblico, ci sarà la seconda ondata di critiche. Però veramente, fatelo per me. Posto che magari non vi convincono certe cose, magari non mi convinceranno neanche in futuro, ma giocatelo. Giocatelo. Non ho memoria di un gioco con una narrativa così matura, sinceramente. Non ho memoria di un gioco che mi ha turbata così tanto. Non parlo di commozione, perché altrimenti potrei anche citare Death Stranding, che nel finale mi ha fatto sciogliere, però quella è commozione. Qui si tratta proprio di rimanerci male. Una cosa che ha detto Druckmann è: ci sono giochi che ti scaldano il cuore, questo non è uno di quelli. A questa affermazione risponderei con un nì, proprio perché non è un gioco cattivo, brutto, che fa solo male. Ha anche delle scene molto calde, molto tenere, molto forti a livello proprio sentimentale, proprio perché parliamo di persone, quindi i sentimenti che si provano sono veri, sono intensi, tanto in positivo quanto in negativo. Però sì, è chiaramente innegabile che The Last of Us parte 2 punta a un mood principalmente negativo. E questo malessere lo senti tutto. Ci sono dei passaggi, tanto all'inizio quanto a metà quanto alla fine, che fanno veramente male. E io per prima, che l'ho finito due volte prima di fare questo video, non vi nego che ci saranno dei momenti probabilmente in cui direte no, basta, non voglio giocare più. Perché ci rimarrete male, ci rimarrete molto male. Però
Ovviamente arriviamo al focus di quello che è un videogioco, il gameplay. Visto che sì, l'ho detto, la narrativa è estremamente matura, non ricordo un gioco davvero con una maturità del genere, con un cast così nutrito e contemporaneamente così ben fatto e variegato. Però appunto ricordiamoci che è un gioco, è un videogioco, quindi deve esserci il gameplay. E il gameplay di The Last of Us 2, che se ne dica, la violenza, quel che vi pare, è divertente. Il gameplay di The Last of Us Parte 2, che comunque è un gioco di avventura con meccaniche stealth e un sistema di combattimento sparatutto in terza persona, è dannatamente divertente. Qui lo dico e non lo nego, ammazzare le cose, le persone, gli infetti, anche gli animali, è divertente. Potrà turbarvi sicuramente, non lo metto in dubbio, ognuno ha anche la propria sensibilità, ci mancherebbe altro, ma sparare dà soddisfazione, mirare dà soddisfazione, i comandi sono precisi, reattivi, molto più del primo della Stovasa. E io li ho giocati contemporaneamente, il primo non l'ho più finito, l'ho ricominciato però ancora non l'ho finito, ovviamente ho dato priorità della Stovasa parte 2, è un altro mondo, è veramente un gioco migliorato su tutti i fronti. Anche stupidaggini, cose che possono sembrare banali come la possibilità di saltare, quindi senza dei movimenti in verticale scriptati. Tu puoi saltare ovviamente se salti in punti in cui non ti puoi afferrare alle sporgenze, non ti attaccherai, però fosse soltanto il fatto che tu decidi quando saltare, anche fosse solo l'angolazione, oppure la possibilità di strisciare e mirare mentre si è stesi, di schivare durante gli approcci corpo a corpo, danno un'impronta molto più dinamica, realistica del combattimento e in generale dell'esplorazione, questo perché ovviamente potendo schivare nemici avremo dei nemici più veloci che quindi rendono il ritmo del combattimento molto più reale, avrete genuina voglia di ripetere i combattimenti. Infatti c'è comunque la sezione incontri che per qualche motivo nel menu principale non è stata tradotta, è rimasta encounters, però vabbè, potete ripetere i combattimenti di trama. Questa cosa è una figata e avrete voglia di farlo, ve l'assicuro. Inoltre, anche per quanto riguarda la difficoltà, è un gioco super modulabile, visto che abbiamo già di base un sacco di livelli di difficoltà già preparati per voi, quindi da molto facile, che è praticamente una passeggiata, a ovviamente sopravvissuto, che chi ha giocato il primo della Stovasa sopravvissuto lo sa, qui sarà ancora peggio, visto che chiaramente abbiamo un'intelligenza artificiale, comunque una programmazione dei nemici molto molto più sfaccettata. Non sono più mio, ci vedono molto bene, maledetti, e ovviamente ci sono anche più sezioni stealth, visto che Ellie è più agile, si può intrufolare molto meglio di Joel, quindi ovviamente il gioco sarà più incentrato sul nascondersi. E i nemici sono cazzuti, non li prendete facilmente in giro, vi ho detto già che vedono bene, che comunque ti raggirano se tu ti nascondi, sono molto mobili, tendono appunto a prenderti alle spalle e sono anche parecchio aggressivi, già alla difficoltà standard non puoi caricarli come facevi con Joel per prenderli a pugni, loro ti sparano addosso, non li puoi caricare, ti ammazzano. Ma appunto potete decidere se vivere l'esperienza in una maniera hardcore, quindi appunto livelli di difficoltà particolarmente elevati, oppure in maniera estremamente semplice, quindi per godervi la trama. È anche disponibile una modalità a livello di difficoltà personalizzato, quindi potete scegliere magari mettere dei nemici a livello di difficoltà facile, però con delle risorse di molto difficile, quindi avrete comunque poche risorse. Ho fatto anche una bella lista nella recensione delle opzioni di accessibilità, quindi se siete ipovedenti, avete cecità cromatica, quindi magari siete daltonici, avete problemi, avete una mano sola, oppure appunto non siete particolarmente mobili, potete personalizzare anche gli input di comandi, che per un'esclusiva console, quindi controller, è comunque molto strano. L'unica cosa che davvero manca, secondo me, a The Last of Us Parte 2 sono gli extra, i vestiti. Mi rendo conto che c'è un motivo per cui non sono stati messi i costumi, a differenza magari del primo The Last of Us, però mi dispiace un sacco. Io spero che magari con qualche patch li aggiungano, perché li vorrei tantissimo. Mentre gli extra sono rimasti, quindi potrete sbloccare i bozzetti, modelli 3D, cose che ormai ci sono da tantissimo tempo nei titoli Naughty Dog. Io non voglio fare durare troppo questo video, perché vi voglio veramente rimandare alla recensione, ci tengo tanto a quella recensione per iscritto, proprio perché ne vado orgogliosa, e anche il mio primo 10. Non ho mai dato un 10 a un gioco, secondo me questo gioco lo merita tantissimo, proprio per i motivi che ho elencato, e soprattutto voglio premiare una maturità narrativa accompagnata da una semplicità espositiva. Non è un gioco contorto ed è soprattutto un gioco, continuo a dire. Non è un'avventura grafica, non è un'avventura lineare,
ha un ritmo narrativo di gran lunga migliore rispetto al primo The Last of Us. È estremamente verbose, i personaggi parleranno tantissimo, ma contemporaneamente avrai modo di esplorare la mappa, ci sono dei segreti collezionabili, avrai voglia di esplorare quegli edifici, di vedere che cosa c'è dentro, di scoprire qualche chicca, di avere quel dialogo extra con il tuo compagno d'avventura, magari di rischiare, di esplorare l'accampamento dei nemici piuttosto che magari tirar dritto. Gli ambienti sono curatissimi, non vi sto a dire a livello grafico quanto porca miseria è bello questo gioco. E c'è quindi, secondo me, il perfetto connubio fra una narrativa bella, semplice, ma molto matura, ne parleremo in futuro, ve lo prometto, è un gameplay divertente, un gameplay solido, un gameplay sfaccettato. Tu puoi affrontare tanto le esplorazioni, quanto piccoli enigmi ambientali, quanto combattimenti in modi diversi, ed è tutto fluido e istintivo. Non è un gioco noioso, non è un gioco ripetitivo. Dissi nel video su The Last of Us che secondo me la parte dell'inverno è troppo lunga, proprio perché comunque è lineare. Qui c'è forse solo, tra l'altro è la zona, in realtà è la parte quella che si è vista anche nel provato, ne ho anche discusso sempre su Eurogamer, la parte di cui si è parlato nell'anteprima, forse quella è leggermente un po' lunga, ma perché lì è da sola, quindi non si parla, c'è un po' più di silenzio rispetto al solito e c'è meno esplorazione. Per cui proprio a voler trovare il pelo nell'uovo, quella è l'unica parte che non è a livello delle altre, ma non è noiosa. E poi sì, le altre due cose che non comprendo è perché nel primo The Last of Us, se hai un oggetto in mano di quelli che puoi lanciare, lo puoi sostituire con un altro, mentre in questo no. Per qualche motivo in The Last of Us parte 2, se hai un oggetto in mano, non puoi sostituirlo con un altro per terra, questa cosa non l'ho capita. E poi mi rendo conto che qualora la gente voglia fare completismo, magari te lo vuoi rigiocare più volte, effettivamente c'è la selezione capitolo, però ci sono parti, determinati capitoli, che magari hanno anche dei collezionabili, quindi se vuoi fare completismo devi rigiocarteli, che sono delle camminate. Ci sono ovviamente le camminate, non sono tante quante poteste pensare, però ci sono e non le puoi saltare. Mentre coi filmati puoi mettere pausa, puoi saltarli, puoi persino riavviarli. Con le camminate ovviamente no, perché è considerato gameplay, visto che comunque puoi esplorare, c'è qualche piccolo segreto magari da raccogliere, quindi il gioco non te lo fa saltare. Questa è una seccatura, mi rendo conto, non tanto alla prima, ma neanche seconda esperienza, però se vuoi giocartelo più volte effettivamente potrebbe risultare un po' pesante. Un'altra cosa che mi dispiace, però lo comprendo perfettamente, ricordiamoci che è un gioco comunque che deve girare su PS4, è che l'ambiente non è particolarmente interattivo, quindi per esempio se vedi degli animali selvatici non li puoi uccidere, gli oggetti lì animati non li puoi rompere soltanto gli oggetti comunque fatti per essere rotti, quindi magari hai delle vetrate che puoi rompere, però non tutte le vetrate possono essere rotte, le casse non le puoi rompere. E lì non combatte a pugni, ovviamente, è un coltello, però non spacca la roba. Magari ci sono dei palloni per terra e se li calci si muovono, però magari ci sono delle casse e non le puoi spingere. Non siamo ai livelli di Horizon Zero Dawn, ovviamente, che è praticamente un quadro dentro cui cammini, però l'interattività ambientale è limitata. Soprattutto io avrei voluto sparare agli uccelli sui lampioni, purtroppo non è possibile. È un'altra cosa che, per quanto lo capisco, cioè in realtà potrebbe anche esserci un motivo che non riguarda la fisica di gioco, per esempio se vista la scena della PS Vita, non puoi distruggere la PS Vita. Ovviamente la prima cosa che ho fatto quando sono arrivata in quel punto del gioco è stato sparare alla PS Vita, non si rompe. Purtroppo non si può spezzare, non si può bucare la PS Vita a pallottolate. Perché ho detto pallottolate? Pallettoni, volevo dire pallettoni. Sì, l'ho presa a fucilate, purtroppo non si può rompere. Poi di contro invece hai dei dettagli incredibili, perché se metti una trappola esplosiva, magari il nemico, sia esso un infetto, una persona umana o un animale, esplode. Magari se il soffitto è basso, i pezzi arrivano sul soffitto e ricadono dal soffitto, oppure strisciano sulle pareti, ma schizzano sulla parete e poi scivolano con una fisica lasciando macchie di sangue. La stessa illuminazione, il sangue che si rifrange sulle superfici oppure si espande sulle superfici, se va nell'acqua ha un effetto diverso dalla terra bagnata, che ha un effetto diverso dall'erba, che ha un effetto diverso dal cemento. Davvero, soprattutto col sangue hanno fatto una roba quasi da fetish, sono stati veramente attenti agli effetti di sangue in tutto il gioco. Oltre alle mutilazioni, poi ovviamente il comparto sonoro, avrei veramente tanto altro da dire del gioco, però penso di averne parlato in maniera estesa nella recensione. The Last of Us Parte 2 è un capolavoro, non l'ho penso mai detto sul mio canale, The Last of Us Parte 2 è un capolavoro di gioco. Può assolutamente non piacere il genere, possono non piacere le tematiche, magari non vi piacerà la piega che prenderà la storia, ci mancherebbe altro, ma è un gioco
quasi perfetto. È nel suo genere assolutamente unico, non si è mai vista una qualità produttiva per quanto mi riguarda di questo livello nel mercato videoludico in generale. Anche lo stesso Red Dead Redemption 2 ovviamente ha delle inevitabili limitazioni dovute al fatto che comunque ha una mappa di un certo tipo, ha proprio un approccio diverso, le missioni secondarie, una narrativa molto più espansa, stiamo parlando di generi diversi, quindi non triggeratevi per favore, ma ne parleremo sicuramente meglio in futuro, quando il gioco l'avrete tutti sotto mano, magari l'avrete anche finito, faremo spoiler o semplicemente andremo un pochino più a fondo nella narrativa, perché vi assicuro che abbiamo soltanto scalfito la superficie. Quindi, non so, ditemi che cosa vi aspettate da The Last of Us parte 2. Non fate spoiler dei leak, vi prego, non fatevi bannare, vi prego. Però sì, voglio veramente sapere le vostre aspettative, le vostre paure, i vostri timori, le vostre speranze per quanto riguarda questo gioco, che è veramente una pietra miliare del videogioco, soprattutto ovviamente per quanto riguarda il panorama delle esclusive PlayStation. Il mio primo 10, la mia recensione più lunga, circa 23.000 caratteri. È stato molto difficile, ha praticamente la lunghezza di un saggio breve, ma sono contenta, sono anche onorata di averlo recensito per Eurogamer.it, visto che comunque ormai collaboro da un paio d'anni, però mi rendo conto che è stata un'occasione molto importante per me. Detto questo, io vi rimando alla recensione che vi ho citato più e più volte, vi rimando comunque ai prossimi video sul canale perché ne parleremo e vorrei tanto portarlo anche come gameplay perché è divertente, lo voglio rigiocare, lo voglio assolutamente rigiocare. E detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!